Buongiorno a tutti ragazzi, questo è il primo tutorial di una serie fatta in collaborazione con Fotomania, una pagina Facebook molto attiva a livello nazionale dove si parla tantissimo di fotografia e da qualche tempo anche di videomaking. Che stai dicendo, Willis? Ed è proprio di videomaking che parliamo, perché oggi impariamo a dare vita alle nostre fotografie. Sigla. Qualche settimana fa abbiamo chiesto agli utenti di Fotomania di inviarci i loro RAW per iniziare a fare una selezione e trovare la foto migliore da animare per questo tutorial. La foto scelta è Sugar di Paolo Barone, che ritrae un cane parecchio felice correre su un campo sotto la pioggia. Quindi abbiamo tutti gli elementi che ci servono per dar vita a un ritratto animato, un po' stile Hogwarts. No? Livello di difficoltà 5. Software usati: Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Ma andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa avviamo Photoshop. Una volta aperto, trasciniamo con un clic la nostra foto direttamente nell'area di lavoro del programma. Usiamo il profilo incorporato della foto così da non rischiare di tirar fuori colori che non siano veritieri. E premiamo su OK. La prima cosa da fare sarà duplicare il nostro livello. Per farlo basta selezionarlo, cliccare Command più J se si usa Mac o Control più J se si usa Windows. A questo punto selezioniamo il livello superiore ed iniziamo a scontornare il soggetto principale della fotografia, nel nostro caso il simpatico Sugar. Il metodo che preferisco è, dopo aver eliminato col taglierino la maggior porzione possibile di immagine attorno al soggetto, quello di impostare una sfumatura di 2 pixel al taglierino e continuare l'operazione di scontornamento in maniera più precisa. La sfumatura, infatti, ci permette di essere più veloci, scontornando in maniera rapida senza rinunciare alla dolcezza delle curve e ad un tratto uniforme dei bordi. Solo nelle parti dove sono presenti peli, sarà meglio usare una gomma con un livello di fusione basso. Nel caso di questa fotografia, il buon Sugar ha le zampine su diversi piani focali e nella parte frontale, scontornandolo, avremo dell'erba da eliminare. Per farlo e rispettare il piano focale dell'immagine, il metodo migliore è usare lo strumento pennello correttivo al volo, attivabile premendo il tasto J. Ancora qualche piccolo ritocco ed il nostro Sugar sarà pronto a scorrazzare libero e felice. Adesso è tempo di scollegare i vari piani focali della nostra immagine. Iniziamo con il campo d'erba. Duplichiamo nuovamente lo sfondo, eliminiamo tutta la parte superiore della nostra immagine e, usando lo strumento pennello correttivo, teniamo premuto il tasto Alt e selezioniamo una parte interessante e adeguata da clonare nella porzione centrale dove sono presenti le zampe del nostro amico. Ripuliamo il tutto con taglierino e gomma. L'immagine risulta poco naturale al centro, quindi duplichiamo nuovamente lo sfondo, ritagliando una piccola porzione dove l'erba è molto più nitida. Giocando con i metodi di fusione del livello, troviamo la visualizzazione migliore per noi, così da poter sovrapporre nel miglior modo possibile la porzione di erba. Con la gomma andiamo a ripulire i bordi troppo netti del livello ottenuto, dopodiché reimpostiamo il metodo di fusione su normale. Per ordine selezioniamo il livello con la sola erba e questo piccolo pezzettino centrale ed uniamoli in un unico livello. Ci siamo quasi. Adesso è il turno dello sfondo. Va ripulito e reso uniforme. Per farlo usiamo i 2 strumenti di correzione usati in precedenza con gli altri livelli. Quando il risultato ci soddisfa, salviamo il nostro progetto in formato PSD così da ritrovare tutti i livelli separati quando andremo a importarlo su Premiere. E andiamoci su Premiere. La prima cosa da fare è creare un nuovo progetto. Fatto ciò, cliccando su questa iconcina a forma di foglio di stampante, creiamo la base della nostra sequenza video. Per il nostro tutorial andrà benissimo una risoluzione Full HD a 25 frame per secondo, giusto per avere la massima compatibilità con il formato PAL. Nella finestra progetto clicchiamo con il tasto destro del mouse e selezioniamo Importa. Una volta caricato il nostro file PSD, dalla voce Importa come, selezioniamo la voce Livelli singoli dal menu a tendina e premiamo OK. Premiere ci creerà una cartella contenente i singoli livelli lavorati precedentemente su Photoshop.
Con un doppio clic apriamo la cartella, selezioniamo i livelli uno alla volta e li trasciniamo sulla nostra sequenza. Essendo file che il programma vede come singole immagini, li caricherà in una lunghezza, in termini di numero di frame, predefinita. Sarà possibile aumentarne o diminuirne la durata semplicemente portando il puntatore del mouse sul bordo della regione video e trascinandone il lato esterno. Essendo le foto originali di risoluzione maggiore rispetto alla nostra sequenza, bisognerà ridimensionare tutti i livelli. Per farlo, selezioniamoli tutti con il puntatore del mouse. Pulsante destro ridimensiona a dimensione fotogramma. Ovviamente la nostra area di lavoro sarà in 16 noni, mentre la nostra foto è stata scattata in 4 terzi. Però non dobbiamo preoccuparcene per il momento. Alla fine dell'animazione creeremo un movimento camera e risolveremo il problema. L'idea è quella di animare i tre piani focali realizzati precedentemente su Photoshop attraverso strumenti base presenti su tutti i software di montaggio video. Quindi questa tecnica vale tanto su Premiere quanto su Final Cut Pro X, DaVinci, Pinnacle Studio, Magix e chi più ne ha più ne metta. Selezioniamo il livello del cane, ridimensionandolo in modo da aver margine per scalarne le dimensioni. Quando il risultato ci soddisfa, posizioniamoci alla fine della regione video ed impostiamo un fotogramma chiave. Riportiamo il cursore della barra temporale all'inizio della regione video e selezioniamo un nuovo fotogramma chiave, dandogli un valore di scala leggermente più alto. Attenzione a non esagerare in questo tipo di animazioni semplici, altrimenti i movimenti risulteranno troppo frenetici. Ripetiamo lo stesso processo anche con le altre regioni video, giocando a nostro piacimento anche con posizione e rotazione. Quando avremo finito i nostri tre livelli, si dovranno muovere ad unisono in perfetta armonia prospettica. Beh, di per sé il video potrebbe già andar bene così, ma noi fotomaniaci siamo troppo pignoli, quindi andiamo ad arricchire la nostra animazione di dettagli. Una cosa che per esempio può aumentare di tanto il dinamismo del nostro video è la presenza di fumo e particelle di polvere che vadano a sporcare l'immagine rendendola più viva. Aggiungiamo diversi livelli mescolati nei vari piani focali del nostro file PSD, ovviamente mantenendo un metodo di fusione adeguato e un'opacità bassissima, nell'ordine di un paio di punti percentuale per intenderci. Anche se apparentemente non si notano, i livelli di fumo danno l'illusione di un leggero movimento sullo sfondo sfocato. Adesso aggiungiamo la pioggia, che è presente pure nello scatto originale. Importiamo il nostro video overlay della pioggia, ridimensioniamolo e posizioniamolo in modo che abbia la stessa prospettiva della pioggia, già presente nello sfondo. Come metodo di fusione usiamo sovrapponi e portiamo l'opacità al 40%. Se dovesse servire, diamo un poco di vivacità al livello pioggia, aumentandone esposizione e livello di toni medi, luci e bianchi, usando lo strumento di color correction presente su Premiere. Il risultato è già migliore di prima, ma possiamo fare ancora molto per migliorarlo. L'animazione risulta essere un po' troppo lenta a gusto mio, quindi con lo strumento dilata la frequenza, attivabile cliccando il tasto R, una volta selezionati i livelli del PSD, li ridimensioniamo trascinandone i bordi verso l'interno. Diciamo fino ad arrivare ad una durata complessiva di 10 secondi. Adesso è tempo di risolvere il problema del gap tra il formato della foto originale ed il nostro filmato in 16 noni. Per farlo, animiamo l'intera sequenza come abbiamo fatto all'inizio con i singoli livelli, magari aggiungendo una leggerissima rotazione giusto per enfatizzarne un po' l'effetto vertigo. E adesso passiamo alla ciliegina sulla torta, l'audio. L'audio può fare davvero tutta la differenza del mondo in questo tipo di animazioni. Però è un discorso davvero troppo lungo, che probabilmente merita un tutorial dedicato. Per cui se siete interessati scrivetemelo nei commenti, così capiamo se realizzarlo o meno. L'uso dei cosiddetti foley è la chiave per tirar fuori un'animazione degna di questo nome. Per il nostro esempio ho usato i suoni di traffico, vento e pioggia, combinati con una nota bassa di un synth, il suono di un cane che beve, riequalizzato ed usato per simulare l'impatto delle zampe del cane sull'erba bagnata, ed il respiro affannato di un cane simile come razza e taglia al nostro amico Shu. Ed ecco che abbiamo reso il nostro amico a quattro zampe libero di correre felice sotto la pioggia all'interno della sua stessa fotografia. Alla fine quindi avremo un'animazione che è davvero davvero molto interessante e che sicuramente potrà essere utile sia per chi vuole semplicemente godere in maniera differente del proprio scatto, sia per chi vuole proporre qualcosa di nuovo ed interessante al suo cliente. Quindi spero di esservi stato utile e spero soprattutto che questo mio tutorial vi sia piaciuto. Se così è, allora vi chiedo una condivisione, un mi piace. Ricordo che è stato fatto in collaborazione con Fotomania. Iscrivetevi alla pagina se non l'avete ancora fatto e perché no iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella, così rimarrete sempre aggiornato su tutorial, recensioni,
tricche e ballacche varie che metto qui sul canale. Sono su Facebook, sono su Instagram, Maurizio Albanese Filmmaker, è facile ricordarselo, è bellissima l'immagine che troverete sulle varie pagine, per cui perfetto, no? Noi ci vediamo alla prossima recensione, tutorial, videoclip, documentario. Alla prossima. Ciao.